Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui con Stellaris. E oggi andremo a continuare le nostre varie ricerche, le nostre varie missioni a giro per la galassia, nonché a realizzare la nostra quinta colonia, il nostro quinto pianeta, la nave qui in arrivo su Furud III, che ha un bel 21 spazi sulla sua superficie. Perderemo due di ricerca della società, che in questo momento è quella intermedia, come vedete 20, 21, 22 abbiamo. Cercheremo di tirare su tutti questi numeri in maniera più o meno uguale l'uno all'altro. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo una construction ship ferma che non fa niente lì, perché ha finito di fare quelle miniere lì, quindi la mettiamo qua e gli facciamo build research station. Ok, allora rimettiamo il tempo a velocità normale. Cosa stavamo facendo? Stavamo andando con questa nave a fare l'analisi di questo sistema qua giù. Non l'analisi del sistema, quanto l'analisi della ricerca, che è quella delle specie, che si trova su questo Cormagion II. Abbiamo finito di riparare lo squadrone Nautilus, che adesso è composto da 5 destroyer. Sono 6 destroyer. Esatto, questo Wanderer. Ah no, questa è quella fregata nuova, che è questa Sigma, penso che sia sempre una destroyer alla fine. Quanto ha di military power? 90, nostro 86, sì, è un destroyer. Ok, e dunque che famo? Ce le famo un altro po' di navi? Sì, direi di sì, perché vogliamo vedere di portare un pochino avanti la nostra flotta. Facciamo 4 corvette che avranno mantenimento di 0,47 l'una, quindi 4 corvette, 2, andremo a più 6. Ok, qui abbiamo finito di costruire una mining station su Cyborn 2, abbiamo preso 2 di energia, infatti siamo passati a più 6 e più 8. Ora verrà a fare questa. Ok, dunque la nostra nave coloniale si trova qui, che infatti ha appena fondato la colonia. Adesso siamo scesi un pochino in guadagno proprio per l'esistenza di questa colonia, ci sta puppando 8 al mese. E dunque, perché abbiamo fatto una colonia qui? Perché ha 21 spazi e siamo vicini al confine con gli altri. Questo peggiorerà un pochino la situazione diplomatica, perché ci sarà più border friction, ma va bene uguale. Allora, construction complete, da Bull abbiamo completato la costruzione sulla superficie. Potremmo ampliare i nostri laboratori. Per adesso abbiamo 2 laboratori ingegneristici e uno fisico. Oppure potremmo ancora aumentare la... Esatto, facciamo un upgrade della Betarian Power Station, così da avere ancora più energia. Ok, questo ha completato la stazione di ricerca lì. Guardiamo se abbiamo inglobato un altro. No, questo era già dentro. Con il nostro ampliamento, piano piano, spero di riuscire a... Ok, abbiamo completato questo special project, i Targasoid. Sono un predatore estremamente letale che sta nella densa giungla di Cormagion II durante la notte. Paralizza la sua preda con una scossa elettrica prima di succhiargli il cervello con la sua bocca a forma di tubo. Sfortunatamente 3 membri della ciurma, della Jasklur, sono stati andati perduti, diciamo, sono morti quando queste creature, prima che potessero essere messe in sicurezza, diciamo. Il museo appunto le rinomina, ha rinominato una delle sue ali del museo stesso, in onore di questi ufficiali che hanno onorato la loro sacrificandosi per la causa. Allora, quindi ragazzi, abbiamo una science ship libera. Qua sopra abbiamo su Gausor una missione Confederation, ci dovrebbe essere, forse sentiamo dentro, The Malleable Gulanta, che è un'altra delle missioni delle Spacement, giusto? The Malleable Gulanta e anche The Insidious Snyron, che si trova invece qua su, giusto, perché poi abbiamo anche un'altra missione, The Insidious Snyder. Ok, quindi è giunto il momento di chiedere l'accesso ai nostri amici. Prendiamo la nostra nave scientifica con Baglosh, scienziata a livello 3, mentre su Tiralam abbiamo Cybrox Search Station, che ci serviva lo scienziato di grado 5 per farla, quindi non lo faremo adesso. Lo squadrone Nautilus ha adesso 3 corvette, arriverà la quarta a breve.
Rimettiamo il tempo a fast e guardiamo un attimino se dobbiamo fare qualcos'altro in orbita. Questo, come vedete, è ancora fuori dalla nostra sfera di influenza. L'altra nave scientifica cosa sta facendo? Sta facendo i survey di questo sistema, però... Ok, farei una cosa, ragazzi, interromperei questa cosa per fare il survey di questo. Mi sono accorto adesso che non l'avevo fatto. Quindi poi ritorniamo indietro, facciamo un survey system e proseguiamo su questi qua vicini. Questo cos'è? Un tropical world? È un tundra world? Desert world? Ocean world? Questi, come dal punto di vista diplomatico, sono superiori? Ma chi diavolo sono questi? Ah, sono loro, ok. Ma mi sembrava strano che fossero superiori con solo due pianetini qui. Allora, cosa è successo? Abbiamo completato la costruzione dello spazioporto da Bull, va bene, abbiamo completato l'ordine di costruzione qua. Sì, ma la devi fare un'altra. Perché non la puoi fare? Ah no, ok, stai già andando a farla. E poi abbiamo questa construction ship che ha finito il suo ordine, il sistema Shella. Nostro sistema preferito, io direi di spostarlo un attimino qui. Potremmo anche mettere effettivamente, guardiamo un attimo cosa c'è intorno alla stella di Omicron per sé. Niente. Noi stiamo guadagnando 4 di influenza al mese. Ci fa comodo, non è che la buttiamo via. Però potremmo costruire una frontier outpost che ci costerà 1 di mantenimento e 200 per farlo. In questa maniera avremo una zona qui che ci apparterrà, ingloberemo anche Tiralam, che è proprio sul confine, come vedete, questa è la proiezione, siamo lievemente fuori. Vabbè, vediamo se si ingloba da solo. Dunque, la nostra science ship è in viaggio. Abbiamo completato la costruzione su Dabul, quindi passiamo a migliorare, siamo a più 26, passiamo a migliorare. Ah no, Physics Lab. Oh, fermi, 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 fermi. Abbiamo solo il Physics Lab, come miglioramento. Ecco, il problema è che non vorrei indirizzarmi troppo da una direzione piuttosto che un'altra. Quanto mancano per le nostre ricerche? 30, un mese, 2 mesi. Ok, eccola qui. Abbiamo completato la ricerca della Arctic World Colonization, quindi possiamo mettere delle colonie su questi pianeti. Ora vedremo di sfruttare anche il nuovo pianeta, ragazzi. Dunque, cosa possiamo fare? Army upkeep meno 10% è molto utile, ci dà la Military Academy, che è una struttura da mettere sulla superficie del pianeta, che velocizza la costruzione delle truppe e il danno delle truppe stesse. Altrimenti, potremmo ridurre il costo del 10% di resettlement di spostamento, ma tanto non lo possiamo fare per una delle nostre politiche. E Shard the Barden è un editto che ci dà maggiori output dagli schiavi e dai robot. Frontier Clinic invece aumenta l'abitabilità del pianeta del 5%. Mentre questo qui ci dà il Crew Quarter, che è un... ci dà il mantenimento ridotto per tutte le navi che escono da questo spazioporto, lo spazioporto dove costruiamo questa roba. Engineering Bay, che aumenta la velocità di riparazione. Ship Modifier. Non so se questi modificatori vengono applicati nel momento in cui la nave viene riparata o spostata solo se viene costruita su quello spazioporto. Io farei la Frontier Clinic. Ok, fra un mese finiremo anche questa. E dunque, la nostra nave scientifica è ancora in viaggio, questa nave a costruzione è ancora ferma, ancora non siamo, non abbiamo inglobato questo. Ok, abbiamo completato la ricerca. Quindi possiamo fare lo spazioporto di livello 4. E il Destroyer Assembly Yard, lo spazioporto livello 4 non ci dovrebbe permettere di fare niente di nuovo, mentre lo spazioporto livello 5 ci permette di fare il cruiser, però per farlo ci vorranno 114 mesi, che sono tanti perché 2970 ricerca. Però il cruiser è forte, cioè un cruiser dovrebbe avere tipo 400-500 di military power da solo una nave, quindi appunto riusciamo a potenziare bene il discorso. Mineral Processing, possiamo fare il Mineral Silo 2 e il Mineral Processing Plant 2. Facciamo questa, che costa poco, in 16 mesi ce la famo. Ok, nel frattempo cerchiamo di... Ah, ancora no, ancora no.
Nel frattempo cerchiamo di migliorare anche quello che c'è sulla superficie. Ora aspettiamo che arrivi la nave scientifica. Cosa c'è sulla superficie di Riblagga? Abbiamo questo pezzettino qui più questo qui che andremo subito a costruirgli una hydroponic farm per far crescere più velocemente il pianeta. Ok, qui cosa abbiamo? Rivalry, un impero non identificato ha dichiarato la Spyro Nation, che è questa, come loro rivale. E la Spyro Nation ha dichiarato di conseguenza l'altro come proprio rivale. Dichiarare gli imperi come rivali ci dà un bonus all'influenza. Un leader, lo scienziato Shuglem, che è a capo di questa nave scientifica. Buono, hai guadagnato il livello 3, ottimo. Sta facendo lo scanning di questo sistema, perfetto. Guardate, una nave a costruzione ce l'abbiamo già qui. Anzi, prendiamo l'altra, così quella la teniamo libera per fare quello. La spostiamo qui per adesso. Poi vediamo di fare altre cose. Intanto, li facciamo costruire queste due mining station. Ok, la nostra nave, ragazzi, è arrivata via. Abbiamo completato la costruzione su Dabul. Che cosa avevamo fatto? Una cosa scientifica. Il cibo non ha senso aumentarlo. Sono curioso di una cosa, che adesso abbiamo 0, no? Abbiamo 0,5 alla fine. Ok. Non so se avere un surplus di cibo ci porta ad avere più felicità. Io direi di fare una cosa, ragazzi. Allora, Energy Credit aumentati, Infrastructure Project, no, Spirit of Science. Sì, spendiamo 120 influenze per fare questo Spirit of Science. Per 10 anni avremo più output di scienza. Cerchiamo di boostare la nostra ricerca. Dunque. Abbiamo bisogno di entrare nel vostro territorio, amici. Quindi andiamo a offrire un trade deal. Border Access, Civilian Access, nel nostro. Non gliene frega niente. Civilian Access, meno 7. Quindi se lo leviamo rimane a meno 7. Minerali, Eastern Sphere. Se non sbaglio era 326, 23. Ok, proviamo a vedere, tipo, se gli do 22, gli do Civilian Access, cambia qualcosa? No. Quindi proprio non gliene frega niente di entrare nei nostri territori, va bene. Confermiamo, in questa maniera avremo accesso civile ai loro territori, rallentiamo il tempo a non a slow ma normal, così avremo la risposta e ci diranno, ok, va bene, la durata di 10 anni. Prendiamo la nostra nave scientifica. Facciamo un research project here e un research project here con il maiuscolo per mettere in ordine le due cose. Ok, quindi Furud riblagga nel sistema. Furud sta realizzando la struttura e sta crescendo la nuova popolazione. Subbaranik, che dovrebbe essere questa, esatto. Non abbiamo grandi possibilità, facciamo un laboratorio scientifico e possiamo fare sì, anche se ancora non abbiamo realizzato questo. Dobbiamo fare la nuova ricerca, ragazzi, per levare turno questa roba, ma ci penseremo più avanti. Ancora non siamo nel nostro spazio. Ancora non siamo nel nostro spazio, no, no, no. E probabilmente non ci saremo, ragazzi, se non facciamo una ricerca, perché poi questa roba qua su Omicron per 6 non ce la faremo a prenderla, anche se 6 di energia può far comodo. Quanto ci costa fare una di queste di mantenimento? 2. 2. Va bene, dai, ragazzi, facciamola. Veniamo qui e facciamo una Frontier Outpost, in caso poi lo smantelleremo. Construction complete, donde? Su Riblagga, quindi abbiamo costruito lì. Il Raggani cosa ha da fare, per esempio? Abbiamo gente senza lavoro, no? Ma te stai per arrivare, ti facciamo subito un Basic Science Lab. Tu hai... Anzi, facciamo una cosa, annulliamo, cancel. Andiamo a fare prima di tutto a te un Power Plant. E te ti facciamo un laboratorio scientifico. Questo perché lui è già sulla superficie, quindi è lì che sta aspettando praticamente. Potremmo fare una cosa, ragazzi: costruire anche un qui dove c'è l'energia, no? Un mini power plant 1. Un altro per avere ancora più energia. Poi facciamo il resettle di questo tizio e lo spostiamo qua sotto. Qui ci mettiamo il robot.
andiamo a vedere se possiamo effettivamente inserire robot come abbiamo fatto qui nelle miniere, come abbiamo fatto qui. Questo lo possiamo potenziare a Physics Lab 1. Non voglio incentrare tutta la mia ricerca sulla fisica perché oh, anche qui c'è un altro bello spaziatino dove ci possiamo fare un laboratorio. Qualcun altro senza lavoro qui? No, Ragani l'abbiamo visto, da Bull è pieno. Magrutosh, perfetto. E riblagga, abbiamo già la cosa. Ok, abbiamo messo in sicurezza i Gulantar. I Gulantar sono grandi erbivori piatti che hanno evoluto un gas pockets, dovrebbero essere delle tasche tipo di gas, no? Delle piccole sacche di gas al proprio interno che gli permettono di... Ah, di hoover, fluttuare, diciamo, nemmeno fluttuare. Gli hoover sono... tipo il, mi viene come si chiama, il mezzo che lo usano nelle paludi, vabbè, non mi viene, comunque fluttua sopra, quindi praticamente c'è un cuscinetto d'aria, diciamo, e loro si muovono, they move about in herd, ok, so, si muovono in piccoli branchi di poche dozzine di animali, mangiando il moss, dovrebbe essere il muschio, e licheni, che possono essere trovati sul Windswept Plains, sulle pianure di Landcord. Ok, sono cacciati dai predatori scimmia, Apex Predator, e i biologi stimano che ce ne siano solo poche centinaia. Uno di questi, di 9 animali. Ah, ok, sono state portate su da Bull. Eccellente. Ok, quindi ci manca solo l'ultima specie e poi avremo completato questa nostra missione. Ok, stiamo facendo roba. Tu sei al 28% della costruzione di questa stazione, di questo outpost, questo Frontier Outpost. Potrebbe essere il caso di fare un altro coso su binami, però a noi ragazzi ci potrebbe interessare... 19,50 cosa vuol dire? Ah, 19 spazi! Oh, finalmente lo posso vedere anche da qui. 16, buono, 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 buono. 17, 13, 21, 21, 21. Ah, questi sono buoni. Questo quant'era? Era grosso? 16. Questo non è male. Abbiamo un'ottima vitalità qui perché è già un Ocean World. Anche se non siamo proprio vicinissimi. Il fatto è che, ragazzi, ecco, noi siamo in una galassia non a spirale, a spirale, quindi non ci sono zone troppo vicine le une alle altre, però comunque riusciamo sempre a unire territori in qualche maniera. Dunque, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa ricerca che ci permette di appunto farne un'altra. Possiamo fare una defense station che è una struttura da costruire in orbita. Dove ce lo dici? New construction, bla bla bla. Sì, in orbita. Gli ion thruster che sono un potenziamento. Armored torpedoes. Allora, i torpedoes sono molto buoni perché dovrebbero avere un'ottima armor penetration. Esatto, shield penetration, non armor penetration. Praticamente sono dei siluri, ragazzi, siluri spaziali che riescono a superare gli scudi delle navi e fanno 8, fanno, no, quanto fanno di danno? 281, però se si esclude lo scudo, appunto, è un ottimo danno. Oppure l'autocannon che fa 234 di DPS, un pochino meno, però è un vabbè, balistico, normale. In questo momento cosa abbiamo montato su una nave come un destroyer? Abbiamo già i piccoli torpedo, i blue laser. Se gli diamo un autocomplete, ecco, qui ci metterebbe il regenerative hull. Salviamo, ragazzi, salviamo questa cosa. E upgradiamo le nostre navi a costo di 30. Allora, facciamolo gli ion thruster, che ci vorrà poco tempo a farli e riusciremo appunto a completarli velocemente. Ok, poi abbiamo fatto il survey completo di questo sistema. Vabbè, non c'è tanta roba. Abbiamo finito l'ordine della flotta di costruzione. Quindi, questa construction ship è ferma adesso e la manderemo appena
Anzi, lo mandiamo già qui. Mentre questa costruirà la roba qui, questa costruirà la roba di qua. Non abbiamo inglobato niente di nuovo, vero? No. I nostri bordi sono già al massimo della loro estensione, quindi praticamente non c'è possibilità di inglobare nient'altro, almeno per ora. Ok, ripartiamo con il tempo. Ok, abbiamo già fatto l'upgrade delle flotte. Aglor ha costruito quello che c'è da costruire sulla superficie, ovvero questo. Qui ne sta già arrivando uno nuovo. Facciamo uno anche qui, allora, un laboratorio scientifico anche qui. Bene. Non li stiamo upgradando perché voglio prima sbloccare gli altri tipi di struttura. Qui sta arrivando qualcuno di nuovo? No, perché non c'è cibo. Oh, dobbiamo fare una cosa, ragazzi. Facciamo uno spazioporto con i proiettili, ma costruiamo. In 12 mesi verrà costruito perché faremo un... Se non so, non mi ricordo se l'ho sbloccato. Non l'ho sbloccato, quindi dovremo fare anche quello. Un idrofonico fare in orbita, perché è l'unico modo che abbiamo per aumentare il cibo in quella zona. Dunque, questo è al 75% della costruzione. Su Furud abbiamo... Ok, è aumentato un pochino il bordo però, visto adesso. Vabbè, questo a che punto è della ricerca? 55. Non so perché mi dice The Insidious Nyrun, ma mi blocca anche la ricerca della società. Boh. Ok, rimettiamo a fastest. Giusto? Giusto? C'è altro da fare? No. Ancora tira la me fuori. No! È dentro? Mi sembra fuori a vederlo da lì. Quindi potremmo anche annullare questa costruzione, ragazzi. Ci interessano 6 di energia, 2 di ricerca? No. Stop. Non so se ci siamo ripresi quei costi, ma va bene uguale. Quindi facciamo le mining station e facciamo le research station. Facciamo tutto qui. Ok, perché a noi ci interessa più che altro la ricerca. La ricerca di questi due più quell'altri due. Queste sono è molto più, è vero che questo è 6 di energia, possono fare comodo, ma più avanti, ragazzi, non adesso. Allora, il survey di questo, wow, 9, cazzo. 911 non è male una sega. Giù. Ok, ragazzi, abbiamo preso lo Snyran. Lo Snyran sono creature grosse, burrowing, non so cosa voglia dire, che vivono sotto le dune del deserto equatoriale di Wyrtham III. Questi predatori sentono il movimento nella sabbia superiore, nella sabbia sopra di loro, e buttano fuori delle spine dalle loro schiene cercando di impalare qualcosa di mangiabile. Ok. Trovare una specie da portare su da Bull era difficile all'inizio. Ah, ok. Fino a che non hanno messo centinaia di droni sulla superficie del deserto, muoversi in direzioni casuali. Ok, non ha trovato uno particolarmente largo che ha cresciuto più... ha fatto crescere più di 100 spine sulla propria schiena. Ok, ragazzi, abbiamo completato quindi le specie. Tutte le specie che sono state chieste dal museo dell'exobiologia sono state messe al sicuro. Il museo è cresciuto in una cosa, in una struttura enorme, dove la gravità artificiale e i processatori atmosferici sono usati per simulare appunto la natura di centinaia, dozzine di mondi. I visitatori vengono da tutto lo spazio dell'Octiternocracy per vedere queste meraviglie e prendiamo 500 energia e 40 di influenza con il completamento di questa chain. Ok, quindi abbiamo fatto questa chain. Adesso ci farebbe comodo fare anche l'altra. Il problema è che non abbiamo uno scienziato con 5. Per esempio, lui lo potremmo mandare a aiutare l'altra a fare un po' di survey per vedere di fargli fare esperienza. Tu che ordini hai? Fare il survey di questa, ok.
Vedremo poi quando finirà il suo ordine se fare qualcos'altro. Ok, tirala nel nostro spazio, a quanto pare, quindi possiamo andare a costruire alla grande. Sta già costruendo lui, l'altro sta arrivando adesso. Bene, tireremo fuori un po' di risorse. Non ci vuole nemmeno tanto, ragazzi. Questo basterà fare una, a dire la verità. Abbiamo completato la costruzione. Ci sono degli edifici non attivi. Donde? Qui. Ah, ok, è vero. Andiamo a fare. What? Perché a volte ce lo fai fare e a volte no? Lo sapete qual è il discorso, ragazzi? Qui lo posso fare, vero? Sì. Allora, questa colonia che abbiamo mandato qua, probabilmente, qua vuol dire su Aglor. Esatto. Invece che su Ragani, andiamo a vedere nei pianeti, quindi Aglor tratti modificatori intelligente, carismatico, solitario e sempre 3. No, sapete cos'è? Quando noi andiamo a scegliere la colonia, la nave coloniale, abbiamo la possibilità di scegliere alcune caratteristiche. Probabilmente non gli abbiamo messo la caratteristica, quella su Aglor, di individualisti, anche se noi questa cosa la possiamo andare a cambiare nelle policies. Resettlement prohibited, non lo possiamo mettere a lowed perché abbiamo l'individualistica, l'etica individualista, no, individualistica, individualista. Quindi niente, resetto. Quindi su Ragani dobbiamo semplicemente aspettare che questo coso si attivi. Volevo fare un robot qui, a dire la verità. Però non posso fare build, come vedete. Questo lo possiamo migliorare. Power Plant 2. Vabbè, facciamo queste migliorie già che possiamo. Solo per quanto riguarda le strutture. Dunque, questo sì, lo vogliamo far crescere velocemente, sto finito, quindi... un bonus all'idrofonic farm, diamo un bonus a Surragani. Dunque, se possiamo migliorare questo qui, il mining network 2. Se un domani riuscissimo a realizzarci appunto un robot lì, non sarebbe male. Ma Grudlosh non sta crescendo, però abbiamo finito lo spazioporto, no, ancora no. Riblag, abbiamo già la struttura realizzata, quindi crescerà con il corso degli anni. Dunque, dov'è che Magrutlosh? Qua giù. Beh, va anche bene farci uno spazioporto qui perché siamo abbastanza lontani da quello precedente. E ok, rimettiamo un attimo il tempo in scorrimento, vediamo se succede qualcosa. Aspettiamo che vengano realizzate le costruzioni su questo sistema. Questa è in corso, è al 50%. E vediamo un po'. Selnok, Gaia World 13, Arctic World 16, Tropical World 14, l'altro 11, quindi niente di che. 24. Yolta qui non è male, però è un mondo di tipo desertico. Ci sono alcune strutture non attive. L'ho disattivata, lo so. Abbiamo completato una ricerca. Frontier Clinic, facciamo una nuova ricerca. Allora, ok, abbiamo due... Calmi, abbiamo due ricerche che ci permettono di sbloccare le tessere. Poi abbiamo l'uplift. Che cos'è l'uplift? Ci permette di modificare le specie che sono vicine a essere senzienti, come vedete questa scimmia in giacca e cravatta, per appunto renderle senzienti e modificare il loro DNA in questa maniera. Oppure Biolab 1, che è quello che voglio fare da un sacco di tempo, quindi facciamo questo. Poi dopo penseremo a liberare gli spazi. Comunque sì, ci fa comodo sia il vulcano, sia il Toxic Whelp, sia le bestie, Dangerous Wildlife, e poi mi sembra non abbiamo altre cose. Anche perché stando in un mondo di tipo oceanico, o troviamo i vulcani, o troviamo le alghe, o troviamo gli animali, non troviamo altre cose tipo la giungla, insomma, è un mondo oceanico. Ok, riavviamo lo scorrimento del tempo. E usciamo da questa visuale, sta laggando un pochino. Abbiamo completato il survey di questo sistema, abbiamo trovato solo
tre cose qui, ok. Te stai già facendo un sacco di ordini. Ti continuiamo a far fare le cose qui perché vogliamo sì allenare anche l'altro, ma vogliamo principalmente allenare il nostro scienziato che ha già un bel po' di esperienza. A parte hanno tutte e due molte esperienze, però no, la verità è, vabbè, facciamo continuare a fare survey a tutti quanti. Lui gli abbiamo già dato l'ordine di andare lì. Rochlon però ci piace, ci piace. Ok, survey system completato. Il leader, lo scienziato Shurmla, che è dei nostri ricercatori, lui, ha guadagnato un grado e questo ci dà, ok, un bonus alla ricerca appena completato. Allora, Engineering Facility 1. Perfetto, ragazzi. Sblocchiamo quindi i due tipi di laboratorio che volevo appunto sbloccare per evitare di concentrarmi troppo su una delle ricerche. In questo momento siamo a più 30, più 26, più 30. Sta procedendo abbastanza a rilento questa serie, ragazzi, ma voglio appunto analizzare ogni piccola scelta perché, come vi ho detto all'inizio, non sono esperto di questa tipologia di giochi, quindi voglio con calma studiare ogni piccola mossa. Allora, piccola parentesi finale, sto giocando in una maniera atroce, nel senso tantissimo tempo, a Earth of Iron 4 e è fantastico. Non mi ero mai avvicinato a in questa maniera, probabilmente è proprio stato Stellaris, diciamo il cavallo di Troia, che mi ha permesso di entrare in questo universo. Earth of Iron 4, che andrò sicuramente a farci una serie. Però, siccome come state vedendo le serie sono tantissime in questo momento sul canale, c'è una serie di Warhammer che porto tutti i giorni, una serie di The Witcher e Planet Coaster che si alternano, un giorno sì e un giorno uno e un giorno l'altro, e quattro serie in rotazione, una ogni 4 giorni, Kerbal, Stellaris, Kingdom e Planet Base. Volevo aspettare appunto di far calare il ritmo perché così, continuare così non ce la faccio. Quindi sicuramente Kingdom, Planet Base e The Witcher sono addirittura d'arrivo. Planet Coaster probabilmente finiremo di fare il parco che sto facendo e poi la interromperò in vista di futuri aggiornamenti del gioco. E mentre Warhammer ovviamente arriverò in fondo alla campagna, quindi ci vorrà un po', ma se continuo a fare un video al giorno, diciamo un mesetto, penso, poco di più. E quindi appena si libererà lo spazio per farla, farò una serie anche su Earth of Iron 4. Non ho ancora scelto la nazione, comunque sceglierò una nazione secondaria, per esempio ho fatto un paio di partite, una con la Spagna, abbastanza divertente vedere il discorso appunto della guerra civile spagnola e viverla in diretta cercando di sopravvivere e o cercando di far cambiare direttamente il governo in fascista in maniera pacifica. E anche con la Romania ho fatto una bella partita con il Portogallo, avevo preso un'altra nazione, non ricordo. Sì, non è andata molto bene, con un'azione con l'Etiopia, ho esagerato, vabbè. Comunque, come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi a Black2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.